pedali. Corri la nebbia, non è la nostra. E solo nebbia che vive in Lombardia. Lega Lombarda, spazza passata. Avete venduto la terra dei fuochi per far fare i cazzi su a Di Maio e andare a pigliarvi 13-15 esatto. In Parlamento. Noi tutti, noi vi marcheremo stretti. Siete la nuova casta. Metti la terra, vi marcheremo stretti. Fascisti, siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Alessandro, siamo tutti antifascisti. Alessandro, tu la vieni a fare la campagna elettorale? Siamo tutti antirazzisti. Te lo sei dimenticato appena sei arrivato a Roma il biocidio. Onorevole, perché non lo metti più? Come fate a fare? Vai, giù, vai. Avete fatto la carta igienica, non un contratto. Sei un traditore di questa terra se alzi la mano. Se alzi la mano e voti quella merda, sei un traditore. Siamo in democrazia, tutti hanno diritto di scendere in piazza e tutti hanno diritto di dire in maniera pacifica quali sono le loro convinzioni. È quello che stiamo facendo adesso, non c'è nessuna alleanza, l'abbiamo ripetuto ormai veramente, proprio non riesco più a dirlo, c'è un'intesa su dei punti che sono punti programmatici di un nuovo governo. Punto. Però qualcuno lamentava che per esempio il Sud sembra un po' scomparso da questo programma, voi siete stati soprattutto premiati dal Sud e qualcuno si chiede dove sia. Il Sud è nei nostri programmi. E il Sud, nel contratto? Il Sud è fortemente nei nostri programmi, nelle nostre intenzioni e nei nostri sacrifici. Ho parlato neanche mezz'ora fa con Cantalamessa proprio della Lega e ci siamo trovati d'accordo sulla necessità di mettere il Sud al centro. Agli italiani non interessa quello che dice Cantalamessa, quello che dice Di Battista. Gli italiani vogliono vivere bene, vogliono stare in un ospedale, non vogliono stare su un letto, una barella in un corridoio. Vogliono vedere, non vogliono più fare un sogno natura che è quello di vedere i loro figli il più lontani possibile da loro solo per trovare un lavoro. Per cui credo che a noi conviene, abbiamo il dovere di provare a dare risposte. Attivista, lei cosa pensa del fatto che Movimento 5 Stelle e Lega potrebbero governare insieme? Io ho un po' di pensiero su questo, ce l'ho perché tempo fa Salvini non è che era dolce con il Sud specialmente. Col partner non è che sono tanto convinto, perché io sono convinto che Salvini è manovrato da Berlusconi. Ora ieri è successo un po' di rottura, può darsi che mi sbagli, lo spero che mi sbagli. Non era al 100% quello che avremmo voluto. Avremmo voluto che il governo fosse formato dal centrodestra, che fondamentalmente è la coalizione che ha avuto più preferenze, va? Chiamiamole così. Però al fine di evitare un governo tecnico, il sacrificio fatto da Matteo è un sacrificio che noi abbiamo molto apprezzato. Quindi adesso Salvini è perdonato, tutto dimenticato? Ma ognuno di noi... nessuno, pensate che noi abbiamo dimenticato tutto quello che è successo? Nessuno di noi vuole fare un matrimonio, per quanto i matrimoni non sono indissolubili. È un accordo su dei punti, i punti più importanti. Io vedo l'acqua pubblica, ma vi rendete conto di che cosa significa? Sottrarre alle lobby dell'acqua il nostro patrimonio più prezioso. Paola Nugnes sì. Ha detto che non è la sola, però lei si è esposta, che non voterà alcuni punti di questo contratto, quindi c'è una sorta di scissione interna. No, non credo che ci sia una scissione, anche perché queste modalità erano già note prima ancora delle elezioni, per cui la scissione, se doveva esserci, doveva esserci prima del voto e non adesso. Non è chiaro a me come non sarà chiaro sì. A molti, quale sarebbe l'apporto dei voucher a un mercato del lavoro già di per sé molto frammentato, precarizzato anche al sud? Sì. Hai ragione, è un tema che ancora questo non è chiaro, anche per me questa vicenda del voucher non è chiarissima, quindi aspetto dei chiarimenti anche io. Non ce l'ho, non ho chiaro questo punto del programma.
ma questo non significa buttare il bambino, come si dice, con l'acqua, bambino con l'acqua sporca.